Feet. It was a deadly dance, and I knew if I stayed, I would never leave. 'Cause you had my heart in your hands, soft like a summer. And then it was a deadly dance, and I knew if I stayed, I wouldn't stand a chance. Like the bolt from the blue, you came right in, loved me to the bone. Couldn't believe that you were mine. Never felt this kind of love before. And you had my heart in your hands, soft like a summer. Then it was a deadly dance, and I knew if I stayed, I
Buonasera, ciao. Bentornate, buon anno a tutti i nostri amici e le nostre amiche, buon anno a voi. Serata, diciamo, per il momento, ecco, composta solamente da femminucce, perché Cesare ha dei piccoli problemi con il wifi, vediamo se ci riesce a raggiungere a breve, insomma, sta tentando, insomma, di vedere. Speriamo. Problema, sì. Quindi cosa dire? Prima puntata del 2024, quest'anno che sarà spettacolare. Chi lo dice? La Danila. Lo dice la Danila. Brava. Lo dico io. Quindi quanti siete, mamma mia, per iniziare questa diretta? Siete tantissimi, quindi vi ringrazio tantissimo per l'affetto, la fiducia e tutto quanto. Io ho qui anche i nostri saluti, un bacio ai miei ragazzi, vedi? Della nostra Gina che ci sta seguendo. E che quindi inizia questa serata. Allora, vi avevo chiesto, amiche e amici, di come al solito quando facciamo queste serate dedicate, diciamo, a voi, con le vostre domande, con le vostre incertezze, con le domande che vi siete posti in questo periodo, diciamo, di feste, con le cose che vi sono accadute, che avevate desiderato che siano accadute o non accadute, tutto ciò che avete voglia di raccontare, di dire e di chiedere stasera alle nostre amiche medium, che sono Patrizia Perrone, che sono Marisa De Giorgi e che sono Cristina Tarica Di Maggio, che non avevo ancora detto. Quindi, che dire, grazie mille Terry, che vedi che forse abbiamo Cesare, non ci credo. Dai, forza Cesare. Forse, vediamo se ce la fa. Aggiungi, vediamo se ce la fa entrambi. Quindi, ringraziamo, la prima cosa che vedo è Terry che ci dice, adesso sì,
che veramente un buon inizio d'anno. Grazie mille, grazie infinite. E quindi che dire? Cominciamo, salutiamo Salvatore Cosumano. No, Cesare. Cesare Zanoni, ciao, funziona. Ma che bello, bello. Vedi, ci hai fatto stare un po' in suspense. Ma... molto bene. Allora, vediamo un po' qua. Ci abbiamo tantissime persone collegate e quindi iniziamo, diciamo, la serata che sarà lunga e piacevolissima. Iniziamo questa serata con una domanda che ci, una delle solite domande che ci arrivano, diciamo, sul nostro gruppo. Questa domanda ci è arrivata in quanto non lo facciamo mai di postare, diciamo, delle cose che arrivano anche su altri tipi di social, perché ci sono altri tipi di social dove andare a vedere altre cose. Il nostro gruppo, diciamo, che è diciamo, un pochino riservato a tutto ciò che accade dentro il nostro gruppo, che c'è già tante cose da far vedere e da dire. Allora, invece ho deciso di postare questo piccolo video dove si vede un bambino che parla, la mamma ha portato al cimitero a trovare, diciamo, un caro, la tomba del caro, e questo bambino sembra quasi voler alzarsi, faceva dei gemiti, dei versi per alzarsi su, e poi faceva ciao ciao con la manina in una direzione sparsa. Allora c'è stata una nostra amica che ha commentato, anche lei ha una bambina, e ha posto una domanda che mi ha fatto un po' riflettere. Vale a dire, la domanda che ci ha posto, diciamo, composta da lei, cioè scritta da lei, è la seguente. Se la trovo, ve la leggo, eccola qua. Allora, si chiama Stefania. Ho una bimba di 2 mesi e mezzo. Da qualche anno faccio metaforie, ancora prima praticavo scrittura. Loro dicono che i bambini sono collegati al mondo dello spirito. Ho chiesto per lei e mi hanno detto indaco. E poi che lei sente. Non voglio assolutamente che queste sue caratteristiche vadano perse, come è successo con me e miliardi di altri bambini crescendo. Come comportarsi, come incoraggiare, come sviluppare e come fare a separare la fantasia da una realtà che pochi vedono. Non so se avete capito la domanda. Quando un bambino piccolissimo, no? Inizia, la mamma si inizia ad accorgere, perché mamma sensibile, perché mamma, diciamo, già che sta facendo un percorso, ha intrapreso un percorso spirituale, si accorge che il bimbo piccolissimissimo inizia a dare dei segni, non so, di avere un amico invisibile, dei segni particolari. Quale suggerimento possiamo dare a questa mamma per aiutarla a non interrompere, diciamo, sul nascere questa capacità che forse un bambino ha? Partiamo da vedo Patrizia Perrone. Quindi partiamo da Patrizia Perrone. Allora, guarda, proprio per quanto riguarda anche la mia esperienza personale, il primo consiglio è quello sicuramente di non negare, di non far credere alla creatura quando poi crescerà, perché magari adesso i primi mesi diventa difficile, no? Però quando poi cominciano a parlare, a interagire, a non farli sentire né strani, né fuori dalle righe, diversi, ma assecondare con ovviamente una certa, come dire, parsimonia, se possiamo dirlo, no? Nel senso che non bisogna farli spaventare, ma cercare di capire facendo delle domande, perché l'amico immaginario, da che mondo è mondo, è sempre stato preso come una cosa di fantasia, ma in realtà, diciamo al 90%, se non vogliamo dire al 100%, non è così, perché i bambini sono, proprio perché sono puri, sono collegati direttamente col mondo spirituale,
attraverso quella che noi chiamiamo la fontanella, no? Che poi è l'ultimo chakra, e alcuni bambini continuano poi ad avere questa apertura fino ai 5, 6, 7 anni, dipende anche dall'ambiente in cui crescono, ed è importante che questo canale non sia chiuso, senza renderlo comunque schiavo anche di questo canale, quindi non sfruttandolo, ma lasciarlo fluire in maniera semplice e leggera, ascoltandolo soprattutto, perché se me mi avessero ascoltata quando avevo 5 anni sarebbe stato diverso e avrei evitato tanti passaggi, probabilmente facevano parte del mio percorso anche quelli, però questo è un consiglio che io ho anche sempre dato a mia nipote, che ha un bambino molto particolare da questo punto di vista, perché poi tutti i bambini che ormai sono nati dall'84 in poi sono chi indaco, chi cristallo, quindi hanno tutte delle grandissime capacità. Sta a noi cercare di non bloccarli, perché è un dono meraviglioso con il quale si può convivere, ma nella giusta misura. Quindi trattandolo un po' come una cosa normale. Certo, non farlo sentire una normale, però senza neanche magari enfatizzare la cosa e usarlo come un trofeo, no? Ma certo, cosa certo. Molto soft, ecco. Spero di essermi spiegata. Certo. Voi volete aggiungere qualcosa, amici? È un argomento molto bello e delicato, se posso aggiungere qualcosa. Eh sì. Che parte dalla mia esperienza, come diceva anche la Patrizia. Allora direi che veramente la natura del bambino è altamente percettiva, almeno fino a 3 anni sappiamo, in cui i condizionamenti non iniziano a strutturare la personalità in altre modalità. Quindi accogliere le percezioni, ascoltare questa dimensione che il bambino può aprirsi e connettersi naturalmente, secondo me sì, ma nello stesso tempo non è necessariamente da attribuire sempre questo alla medianità, no? Mi viene anche da dire di essere un po' più consapevoli, perché la medianità, e io parlo da bambina molto piccola medium, è da gestire quando sei piccolo e non hai le capacità anche cognitive adatte, non è uno strumento agile. Invece, per me era molto ciò che vedevo e sapevo definire, no? Quando ero anche piccola. Quindi sì, è chiaro, il bambino che saluta il nonno, quelle sono cose bellissime, no? Spontanee. Spesso accade proprio che i bambini neonati vedono i nostri cari intorno ed è meraviglioso, è proprio come se il velo rimane aperto ancora per un po', e quindi quello è assolutamente stupendo da accogliere. Ma ho anche assistito nel tempo a una forzatura, come diceva un po' la Patrizia, di voler per forza certo vedere in alcune naturali capacità sensitive del bambino la direzione. Allora vedi il nonno, allora devi parlare. Ecco, quindi io direi di essere molto gentili, come dicevi te Patrizia, molto attenti, anche perché è un ambito delicato sia in apertura che in chiusura, va protetto. Io dico sempre anche che il bambino, se ha delle percezioni medianiche, va anche protetto, cioè va aiutato a fare i passi con gentilezza, con comprensione. Poi quando sarà grande, come tutti noi, troviamo le nostre strade, finalmente possiamo esprimere, se è medianità, la cosa a 360 gradi. È delicato. Sono d'accordo che sempre più i bambini sono sempre più aperti, nascono bambini con i canali percettivi apertissimi, ma anche perché culturalmente ci si sta più aprendo a certe percezioni, no? Per fortuna, no? Anche noi, meno male, nel nostro piccolo diamo il nostro contributo affinché certi temi e certi argomenti si aprano. Però lo ritengo bello e delicato nello stesso tempo, la medianità nella mente del bambino. Quindi da trattare con accuratezza e magari da chiedere anche a chi come noi ha un po' più esperienza come aiutarli, no? In qualche modo.
insomma, la giusta misura. Scusate, ma volevo specificare, perché per me è stato sia faticoso quando qualcuno mi credeva tantissimo e quindi mi usava in qualche modo, sia chi negava completamente questa cosa, no? È proprio difficile gestire, eh? Proprio difficile. Sì. E nel frattempo magari mandarlo da qualche medium, a me me li portano un po' di bambini che le aiuta a capire. Io alcuni dico cosa vedi, come senti, ma che cos'è che ti fa più paura, e lo aiuto a comprendere anche alcune cose che può lasciare andare, altre incoraggiarle un po' di più, no? Credo che sia esatto. Se si sente ogni tanto parlare, no, di esperienze in cui i bambini si spaventano, non capiscono cosa sta succedendo. Fra l'altro, se parlano in casa con i genitori, ricevono delle risposte a volte anche molto frettolose, molto così, lascia perdere, ma cosa dici, ma non ci far caso, è tutta la tua immaginazione, così. Quindi è giusto anche, diciamo, se c'è questa cosa qua, che il bambino possa trovare una strada dove poter parlare della sua esperienza serenamente e tranquillamente. Poi, se il bambino ovviamente non ha queste non c'è percezione di nessun tipo, allora è chiaro che non è che si affronta l'argomento per forza per vedere se. Ah, no. I bambini devono essere bambini. Esatto, lo stavo dicendo anch'io. I bambini, bisogna fargli fare i bambini. Esatto. La medianità è qualcosa che, se poi arriverà, quando sarà più grande. Esatto. Il percepire, il sentire, proprio perché loro sono puri e sono un canale aperto e non bisogna bloccarli, ma devono fare i bambini. Punto. Poi tutto il resto arriverà da solo. E non è detto che chi ha tutte queste grandi percezioni da bambino diventi poi un medium da grande. Certo. Assolutamente. Ci mancherebbe. Assolutamente. Ci mancherebbe. Io sono dell'avviso che ascoltarli va bene, farli dialogare, non dirle è fantasia, ma lasciarli comunque bambini. Io sono dell'idea che i bambini, esatto, devono rimanere bambini. E poi con il tempo, piano piano, quando cresceranno, si vedrà, però farle vivere la loro fanciullezza nella maniera spensierata e nello stesso tempo neanche deriderli nel momento in cui dicono vedo lo zio, vedo il nonno, ma dialogare insieme a loro con molta semplicità, ma senza neanche accalcarsi troppo, perché altrimenti poi diventa, secondo me, neanche più vivere per un bambino. Questo è il mio pensiero. Ok, cambiamo argomento. Volevo rispondere solo, non volevo incentrare la puntata proprio su questa cosa qua, perché bisogna affrontare tanti argomenti che tutte le nostre amiche poi ci porranno nel corso della serata. Allora, si sente tanto parlare, tutti sentiamo tanto parlare di questo momento di grande cambiamento. Cosa si intende secondo voi il momento del cambiamento? Cioè, cos'è che secondo voi sta cambiando, si sta affievolendo o ingigantendo? Oppure qual è la vostra opinione sul discorso del momento del cambiamento di cui tutti parlano? Tarika? Domandone questo. Si parte col domandone, eh? Che racchiude un po' tante cose, ecco perché qualcuno l'ha fatta. E lì io ve la ripeto tranquillamente, perché mi è stata fatta questa domanda: cosa vuol dire che c'è un momento di cambiamento? E quindi, però, questa domanda comporta il toccare tante cose che può aprire, diciamo, a domande dei nostri amici. Ma io direi che è evidente, no, che siamo in una fase di cambiamento, sia osservando ciò che accade sulla Terra, quindi sia osservando le stagioni, quello che accade a livello climatico. Nessuna paura, osservare è bellissima, di transizione, senza aver paura e senza giudicarla. Quindi intanto osserviamo ciò che sta succedendo. Siamo in una fase di transizione e tutte le fasi di transizione sono delle grandissime opportunità. È chiaro che c'è qualcosa di vecchio
che si sta lentamente smontando per diventare poi nutrimento, morendo, come accade in natura naturalmente, per ciò che di nuovo sta sorgendo. Quindi prima di tutto direi, anche come dicono le guide spirituali un po' di gruppo, di sentire la grande opportunità di portare il nostro spirito nella nostra vita in prima persona, cioè lo spirito può guidarci di più, abbiamo più possibilità di attingere alla nostra, alle nostre risorse interiori, alla nostra anima, alla nostra guida interiore, E questo lo vediamo perché c'è un risveglio di coscienza. Quando diciamo che si sono attivate le frequenze, che abbiamo, no? Si parla tanto anche dell'attivazione delle frequenze, l'innalzamento 5G, 20G, non ci si capisce niente, ognuno usa. Ognuno dice il suo numero. Infatti, era questo, diciamo, il discorso per cui la nostra amica ci ha fatto la domanda. 2000 dimensioni, non so, io non ho perso i numeri di dove siamo. Anche io. Dal 2012 a dare i numeri, anche dal 2000 e ora si continua a darli. Dal 2000 però, abbiamo iniziato. Però è evidente che è un processo di risveglio sta accadendo, no? È un processo proprio di apertura della coscienza, con tutta la fatica anche che implica portare lo spirito a parlare più forte sul piano materiale. Infatti abbiamo anche molta più stanchezza, no? A livello fisico, più prove, ma sono veloci le prove. Mi viene anche da dire, da incoraggiarvi ad osservare come lo spazio-tempo un po' sta cambiando e come le nostre sfide sono un po' più veloci, più immediate. Si può veramente fare degli upgrade, delle aperture molto più semplice, molto più spontanea. L'importante è tanta fede, tanta fiducia, tanto allineamento al cuore e una bella centratura, mantenersi belle centrate. Allora si può godere di questo bel cambiamento che sta accadendo e durerà ancora. Quindi allineati, centrati, zitti. E non lo prendiamo con la solita mentalità umana retrograda apocalittica. Prendiamo, ecco, brava, volevo dire anch'io quello. È una bella opportunità di trasformazione, eh? E quindi godiamoci questo movimento. Basta, mi chiedo. Brava, no, concordo in effetti, perché poi è chiaro, ognuno ha le sue opinioni, se ne sente di ogni, no? Le catastrofi, le grandi cose. No, il cambiamento è proprio la nostra apertura di coscienza di tutti e lo si vede, lo si sente perché la gente ha voglia di sapere, ha voglia di conoscere e questo porta a una maggiore consapevolezza e aiuta al cambiamento, però non è una cosa che arriva dall'oggi al domani, anche se sicuramente sono cambiamenti veloci, però ci va ancora tempo prima che arrivi veramente il cambiamento sentito, ci possono volere 10, 20 anni, nessuno lo sa e nessuno credo, a mio avviso, poi io parlo per me, che abbia la verità in tasca da dire una data piuttosto che un'altra. Come diceva la Tari, che dal 2000 che andiamo avanti dopo la tragedia, vediamo che siamo tutti qui e le catastrofi che capitano sono le catastrofi naturali che da quando esiste la Terra ci sono sempre state e non è opera di nessuna punizione, di nessun buio, assolutamente, però è bello che ci sia questo cambiamento, anche se credo che c'è ancora tanta gente che abbia bisogno di capire, di comprendere, però si sente, si percepisce molto di più, devo dire negli ultimi 2 anni io lo sento proprio dalle persone con cui parlo, che mi chiamano, con cui che hanno proprio voglia di sapere, di capire. E questo è bellissimo. E secondo me questo è già parte del cambiamento. Però Cesare, visto che tutti voi da tantissimi anni parlate di medianità, siete dei medium, accogliete le persone, avete a che fare con loro. La medianità è una cosa, deve essere intesa come una cosa molto semplice, chi ci fa le architetture sopra, i geroglifici, no? E le architetture penso che non dia un grande aiuto a coloro che invece vogliono crescere in serenità e apprendere in serenità. Te Cesare, come hai visto un cambiamento rispetto alle persone che vengono da te? Hai visto delle aperture oppure le domande sono sempre le stesse? Hai visto qualcosa che è cambiato?
Ma allora, io dividerei un pochino, farei un doppio discorso, nel senso che da una parte ci sono le persone che vengono per un contatto perché sono in lutto e quindi vengono perché hanno una sofferenza e vogliono una testimonianza rispetto al caro che hanno perso. Altre persone che vogliono invece delle indicazioni più di tipo così, scusa un secondo, accendi la luce per favore. Scusate. No, tranquillo. Ma altre persone che invece vogliono delle indicazioni, diciamo così, più di crescita, più di evoluzione, sì, queste ci sono state. Però c'è da dire, quello che mi diceva un mio amico vescovo, mi diceva che questo è l'era dello Spirito Santo, ovviamente perché lui è cristiano, è l'era dello Spirito. Abbiamo passato un periodo in cui 2500 anni fa, in cui era l'epoca di Dio Padre, no? Il Dio degli eserciti, quello che annientava, quello che distruggeva. No, che mandava piaghe, queste cose qua. C'è stato poi in 2000 anni, negli ultimi 20 secoli, l'epoca del figlio di Dio, e poi dicono adesso questa è l'epoca dello spirito, perché è in questo modo che anche il credo, la spiritualità delle persone è cambiata, non c'è più bisogno, non c'è più la ricerca tramite una terza persona, tramite il pastore, ma c'è la necessità di avere il contatto a tu per tu con Dio, con lo Spirito, no? Quindi io credo, da una parte sì, le cose stanno cambiando, dall'altra in realtà sarà perché è un periodo per me particolarmente di stanchezza, ma io non sono così positivo come loro, nel senso che per me, cioè, noi cresciamo tanto, evolviamo tanto, ma siamo sempre nella stessa melma, continuiamo ad ucciderci, continuiamo a spararci addosso, continuiamo a pensare ognuno anche al proprio piccolo orticello e non agli altri. Quindi io non vedo in questo momento, ma ripeto, forse perché sono stanco psicologicamente, non vedo tutta questa evoluzione da parte dell'essere umano. Poi spero di sbagliare. No, evoluzione no, curiosità sì, è aumentato la curiosità. Sì. Qui ci abbiamo un'amica. Evoluzione poi è vero, un'altra cosa, è vero, non si parlava di evoluzione, è vero anche quella. E infatti qui c'è una No, però è vero anche che comunque non succede granché nelle persone. Cioè io non trovo che rispetto a 100 anni fa sia cambiato molto. Rispetto a 200 anni fa, sì, perché gli Stati Uniti hanno 200-250 anni fa, gli Stati Uniti hanno abolito la schiavitù, però per il resto non mi sembra che abbiamo fatto tutto questo sforzo per cambiare. Le vibrazioni sono cambiate, la vibrazione è cambiata della Terra, la vibrazione degli esseri umani, sì, percepiamo molto di più. Altro, io ripeto, fatico un pochino a sentirla questa cosa qua. Allora, io vorrei rispondere. Allora, signori, se anziché parlare fra di voi fate le domande ai nostri medium, visto che non è che tutte le settimane ce le abbiamo qua, io vorrei, c'ho qui una domanda che qua non riesco più a trovare, perché non riesco a capire quando si parlano fra di loro e quando invece vogliono una risposta da voi. Allora, buonasera, non riesco a trovare chi è questa amica, ma leggiamo la domanda. Non vi sembra ci sia un grande scetticismo su ciò che è medianico? Troppe persone disoneste? Grazie per la risposta. Qui mi basta qualcuno di voi che dia una risposta. Uno. Vai Cesare, Marisa, dai.
Ma scetticismo sì, perché comunque abbiamo visto che e stiamo notando sempre giorno dopo giorno che la medianità sta diventando una mercé un po' di tutti. E c'è, secondo il mio punto di vista, questo è un mio pensiero e come la vedo io, c'è poca serietà. E quindi questo fa nascere un po' lo scetticismo nelle persone, perché ci vorrebbe un attimino più di serietà verso questo mondo, perché io trovo che questo mondo sia un mondo molto sacro. Ci vorrebbe più umiltà e non metterlo come lavoro, perché la medianità non è un lavoro. Ed è questa la confusione che si sta creando intorno. Perché bisogna farlo con cuore, con amore, con dedizione. Ci sono molti sacrifici da fare dietro. Non è tutto alla mercé di tutti. Questa è la mia opinione e a volte quando vedo determinate cose e sento determinate cose mi rimane un po' l'amarezza, no? Proprio per questo motivo. Quindi lo scetticismo, secondo il mio punto di vista, sta nascendo proprio per quello. Però c'è anche da dire, è vero che ci sono tante persone disoneste, ma ci sono anche tante persone oneste che lo fanno con dedizione e con amore. Quindi ritorniamo sempre al discorso che faccio sempre inizialmente, ascoltiamo il cuore. Ascoltiamo il cuore, andiamo sempre nella strada giusta e nella direzione giusta. Questo è quello che mi sento di dire a questa signora che ha fatto me. Sì, sì. Patrizia, vuoi aggiungere qualcosa? Qualcuno di voi vuole aggiungere qualcosa? No, beh, sicuramente quello che stiamo assistendo in questi ultimi tempi è diventato proprio un po' ridicolo, è soltanto un modo per far apparire il proprio ego, io sono più bravo di quello, di quell'altro, e poi si sfocia anche nel business e spesso prendendo poi in giro le persone. Questa è la cosa peggiore in assoluto, e per colpa di qualcuno poi ci vanno di mezzo altri, perché io ritengo che a parte noi, ma esistano dei medium che lavorano ancora veramente, che lo fanno con l'amore e con il piacere di volerlo fare, e come dice Marisa, dietro c'è comunque un grande lavoro, e come tutti noi sappiamo, ognuno di noi ha la sua storia, e non si diventa medium da un giorno all'altro, perché il percepire, il sentire non è diventare medium, perché poi c'è tutto un lavoro di etica, insomma, di tantissime cose. Quindi sì, purtroppo, ma come un po' in tutti i settori, mi viene da dire, no? C'è sempre chi lavora bene e chi lavora male, no? E anche in questo, anche se parlare di lavoro è riduttivo, perché non è un lavoro, però comunque è la stessa cosa, viene messo tutto sullo stesso piano, e quindi conta solo l'apparire, fare i numeri, l'apparire, avere chi arriva prima a contattare il personaggio più speciale, ecco. Perché la moneta di scambio nella medianità è una, è l'amore. Questa, esatto, è la moneta di scambio, che viene data e ricevuta. Questa è la moneta di scambio. Chi invece, ma questo sta al discernimento delle persone che vengano da voi, quindi ecco che cos'è lo studiare, il leggere, l'approfondire e tutto quanto. Perché? Perché poi quando ti trovi di fronte a un discorso che non ti risuona, che non ti dice, eccetera, è lì che capisci chi hai di fronte dall'altra parte. Certo, quindi, certo. Sei d'accordo? Io ho un sogno e una proposta che voglio fare da una vita, la Gina lo sa perché ce l'ha anche lei. Come in Inghilterra e in America esistono delle università, no? Siccome io insegno anche all'universitario, bisogna fare in modo che ci siano dei luoghi dove certe pratiche vengano
studiate, praticate, sviscerate in maniera adeguata, in modo che chi desidera fare questo, al di là dei doni o non doni, abbia l'opportunità di farlo in ambito protetto, serio, amorevole e possa crescere nelle sue percezioni. Bisogna darsi da fare anche qui in Italia, è necessario, bisogna unirsi, perché non siamo pochi, come dite anche voi, alcuni che lavorano bene, alcuni che hanno delle caratteristiche, alcuni altri. L'improvvisazione, quello che si alza la mattina e canalizza, non fa bene. Non fa bene perché è in preda all'ego, è in preda a se stesso, è in preda magari a un momento di percezione alterate, ma invece rendere dignità a queste pratiche e studio e andare più in profondità sarebbe bellissimo. Spero prima di vedere, ma non è detto lo devo fare io, anche questa cosa, sempre di più nel mondo. Perché è una scienza sacra la medianità, fa parte delle scienze sacre, secondo me, eh? E quindi deve essere... Non secondo te, è una scienza sacra. Per me io la chiamo così, appunto. In quanto sacra, come tale deve essere trattata. Cioè, nessuno gli verrebbe in mente di andare in chiesa in bicicletta a fare un picnic, nel senso, trattare le cose come devono essere trattate. Perché? Perché dietro c'è un background che si parla di sacralità, si parla di Dio, si parla di collegamento con gli angeli, e sono tutte cose queste qua che vanno trattate con sacralità. E chi non le tratta con umiltà, ma le tratta attraverso l'ego, poi dopo è un problema grosso, per cui vengono fatte certe domande, ovviamente. Vediamo se con la Gina ci si fa pian pianino. Certo che ce la facciamo. Certo. Allora, vediamo un po' se qualcuno vuole approfondire qualche tematica. Allora, qui abbiamo già parlato di questo, quindi signori, non parlate fra di voi, vi prego. Allora, vedi, come può una persona tutelarti rispetto a personaggi di questo tipo? Non è così facile. Allora, io ho una risposta. Vai, Cesare. Una rispostona. Ti prego, Cesare. Vai. No, una rispostona no. Nel senso che, allora, bisogna sempre discernere, bisogna sempre vedere bene, no? Intanto, magari devi anche percepire, devi anche sentire. Se tu vai da vai a fare un contatto medianico, ma alla fine, cioè, di messaggio c'è poco, di contenuto c'è poco, di qualità c'è poca. Su questo non dico che la persona è in malafede, il medium è in malafede, però potrebbe esserci qualche cosa, va un pochino visto. Secondo me una delle grandi discriminanti è quando ci si approfitta delle persone, e lì poi prima o poi te ne accorgi. È vero che magari passa un po' di acqua sotto il ponte, però sai, chi tende a tenerti vincolato, chi tende a tenerti legato a sé, la dipendenza, diciamo. No, e queste dipendenze non vanno bene, il mondo spirituale non lo vuole, ma nel modo più assoluto, no? Cioè, no, lasciamo perdere anche la fame di soldi, perché ognuno, purché ci sia correttezza, uno può anche, cioè, no, non è detto che deve chiedere poco o non deve chiedere niente. Io, se sono corretto e ti dico, io ti faccio una ricevuta, ti chiedo 500 euro per 10 minuti di contatto, e tu lo sai e me li dai, sei d'accordo e me li dai, questa cosa qui fa parte del libero mercato. Però lasciamo perdere questo. Secondo me è importante anche quello che si percepisce. Non deve esserci dipendenza, non deve esserci abitudine.
e chi ti vincola così tanto a sé pesca un po' nel torbido, secondo me. E certo, assolutamente. Vedi, qui Tarika ti stanno dicendo tutti che appoggiano la tua proposta, anzi abbiamo qua la nostra Sara che dice: qualche giorno fa sono passata davanti a un palazzo dove ho fatto l'asilo, ormai abbandonato, mi è arrivata una folgorazione, cioè come sarebbe bella una scuola di studio, ma non solo di aiuto per gli altri. Perfetto, è questo il progetto, sì. Dove una persona che ha bisogno può andare, chiedere e trovare assistenza e trovare una spalla, trovare qualcuno. E studiare se vuole, assolutamente, fare delle formazioni, dei percorsi, e avere più possibilità di... Hai detto bene, dei percorsi, perché il problema sai qual è? Che la gente è convinta di fare un seminario o un percorso di 2-3 incontri nei weekend e di diventare medium, è quello il problema, e ne sono convinti, o perché magari hanno gli insegnanti che glielo permettono, però questo non va bene, perché non è possibile che... Io ringrazio il cielo che vengo a 17 anni, era una scuola di spiritismo superiore sudamericana, quindi io mi sono fatta 10 anni di quella scuola lì in cui si pregava, sarà davanti alla croce e si praticava medianità e si faceva i corsi di medianità con tutte le trascrizioni, tutte le canalizzazioni, come la scuola sudamericana, ed era bellissimo. 3 volte a settimana si lavorava, si faceva le pratiche la sera insieme e poi si studiava la pratica dello spirito, il mondo spirituale. Stupendo, no? Cioè, nel senso, è possibile anche lavorare in una maniera diversa. Poi c'era il medium visivo che ti accompagnava, io ero una delle poche visive, appena mi hanno visto, piccina, di fuori come ero, ma mi parlava per ore, questo era un medico lui, guarda, è anche morto. Lui mi diceva: non ti preoccupare, dai, vieni, si va di là, ora si analizza, tu descrivi, ma io ho paura, vedo le cose. Bello, no? Avere un luogo dove c'è chi sta fuori a consolarti, c'è chi ti aiuta nel lutto, c'è chi ti parla, c'è chi puoi praticare, poi bello. Io sono stata viziata a questa esperienza, capito, Patrizia, dici, però è vero che dove c'è cuore, c'è dedizione, c'è un allineamento spirituale in una direzione, si creano anche dei campi energetici particolari, no? Io ci credo. Certo. Sì, beh, ma quello è diverso, è un percorso che hai fatto. Nei percorsi io ci credo, perché bene o male ognuno di noi li ha fatti nel tempo. Io dico che alcune persone fanno 2-3 weekend, sono medium, l'ho sentita io personalmente, e lì, per carità, ma tutto il rispetto, perché non è che mi dispiace che loro lo diventino, assolutamente, però ci vuole tempo, ci vuole esperienza, ci vuole amorevolezza, tanto amore, c'è ancora troppo giudizio, no? E quindi è quello che dico, che non si può pensare in 2-3 incontri che si fanno nei weekend di diventare medium. Sicuramente aiutano, però è qualcosa che poi bisogna continuare sempre, è uno studio, è una ricerca continua in noi stessi e verso il mondo spirituale, che dura tutta la vita. Che dura tutta la vita, con una quando inizi ma non sai quando finisci. Non c'è una laurea che dice: beh, adesso abbiamo finito, ti danno l'attestato, no. Io non so voi, ma prima di ogni contatto c'è sempre un po' di paura, di amma. Sempre. Come andrà? L'ansia da prestazione prima di ogni contatto, prima di ogni diretta, prima di ogni cosa, sempre, sempre. Ma anche se sono passati anni, ce l'ho sempre, anch'io. E dico, voglio leggervi questa cosa della nostra amica Mastroianni Sara. Dico che la nostra energia deve essere molto alta e centrarsi sempre nel cuore. La fatica è tanta, ma l'amore deve sempre vincere. La positività deve andare oltre la negatività. Il mondo diventa brutto se continuiamo ad essere brutti noi. Noi facciamo la differenza, rimanendo nel cuore. Noi dobbiamo fare la differenza, assolutamente. Esatto. E questo è un gran compito. È un gran compito che hanno anche i medium. Anche i non medium. Facile, non facile. Non facile, ovvio. Ma
far centrare le persone non su una notizia negativa e il terrore della notizia che ti arriva dal telegiornale, dai giornali, dai media in generale, ma centrarsi un po' più in là. Esatto. Andare oltre questo e andare oltre con tutto quello che sono le argomentazioni che noi affrontiamo durante le nostre dirette. Marisa. Sono d'accordo, pienamente d'accordo. Era un po' il discorso che stavamo facendo prima di iniziare la diretta con la carica, no? Che dicevamo appunto questo, che bisogna proprio centrarsi, andare oltre. Io oramai ho smesso anche di guardare il telegiornale, perché comunque più che violenza, più che paure, non ci sono. Quindi andiamo oltre, non fermiamoci soltanto sulle paure, perché le paure sono quelle che bloccano. Andiamo oltre, centriamoci sull'amore. Cerchiamo di essere noi i primi a fare il primo passo e piano piano tutti gli altri possono venire. È un momento difficile, un momento molto difficile questo, perché con tutto quello che sta succedendo, con tutto quello che si sente, però ci dobbiamo sempre essere centrati sul cuore e sull'amore. Se noi siamo centrati sempre sul cuore e sull'amore, possiamo, sì, giustamente come dice la nostra amica, fare la differenza, decisamente sì. Ed è quello, ed è il nostro compito poi alla fine, eh? È proprio il nostro compito. Sì, anche perché siete portatori di messaggi. Decisamente sì, siamo portatori d'amore ed è questo il nostro compito, portare l'amore, solo, esclusivamente l'amore. Comunque non finiremo mai di... comunque gli spiriti lo portano sempre, anche se noi magari a volte non lo siamo così tanto nel cuore, per fortuna ci pensano loro, no? Meno male. Sempre, in un modo o nell'altro loro lo portano, ecco. Quindi anche se maniera, sì. Un pochino anche meglio, ecco, tanto ci pensano loro. Ma meno male che siamo aiutati, no? Perché altrimenti diventa difficile poi. Ecco, e praticamente da voi soprattutto vengano mamme che cercano di mettersi in contatto con i loro cari dall'altra parte e tutto quanto. I messaggi che arrivano, che voi date a quelli che vi ricordate, perché spesso e volentieri voi non vi ricordate il messaggio che avete dato, il medium, no? Me lo dite voi, Patrizia. Certo, no, è vero, perché non è roba nostra, diciamo, quindi perfetto, tramite, per cui è difficile ricordarsi, magari puoi ricordare qualche frammento subito dopo, ma a distanza di tempo. Infatti a me spiace, anche perché a volte quando magari mi ricontattano alcune persone mi dicono, perché sai l'altra volta mi ha detto e dico, mi spiace, non è una mancanza di... Ma a volte non mi ricordo neanche della persona e chiedo scusa se fra tutti questi qualcuno c'è, perché è come dire, come chiudere, no? Sì, magari ricordo vagamente la persona, ma non mi ricordo se era per il figlio, per il papà e che cosa hanno detto, mentre a volte le persone sono convinte, no, che uno si può ricordare. È difficile, magari se è una persona che conosco da tanto tempo posso sapere che ha perso il figlio, ok? Ma certo. La frase, la cosa specifica è difficile ricordarsela, perché quello è un momento sacro, come diciamo più di una volta, e quindi tutto quello che arriva è proprio come l'acqua che scorre, no? E quindi entra ed esce da noi. Ci arricchisce perché sicuramente dà le emozioni, però è difficile ricordare. Però sono sempre, sempre messaggi d'amore, sempre. Non mi è mai capitato che un figlio, un marito, una moglie o chiunque sia di là abbia dato un messaggio negativo, ma sempre di incoraggiamento, di forza, di amore. Anzi, a volte mi fa sorridere perché alcune persone si stupiscono. Mi è capitato prima di Natale che è arrivata una suocera, no? Una suocera di quelle un po' con un carattere un po' pesantino, no? Un carattere molto forte, perché gliel'ho descritta, in effetti
e ha detto delle frasi, ha detto no, non è possibile, non è lei, perché da come parla è troppo buona. E io ho detto, ma guarda che quando si è di là si cambia, l'impronta resta della persona, perché inizialmente lei si è presentata in un certo modo con un carattere pesante, ma poi le ha detto delle cose e lei è rimasta, no? Perché comunque quando poi si è di là si ha una visuale diversa, no? Si guarda alla vita terrena riconoscendo i propri errori e ci si può mettere anche amore là dove magari sulla terra non c'è stato, no? E quindi questo è bellissimo secondo me, però sono sempre messaggi positivi, ecco, a me non è mai successo di avere messaggi, non so se anche a loro, ma di cose brutte che dovevano accadere, ma ti danno sempre solo la forza di andare avanti, con amore, con parole veramente belle e profonde. Allora, amore, è vero, Giano, sempre amore, tanto amore, tanta pace, quello che ti trasmettono è quello, sono d'accordo. Infatti io dico diffidare di chi invece è catastrofico nei messaggi, perché allora lì o c'è un po' del suo o c'è qualcosa che non va nell'aria, perché tutta questa catastrofe dal mondo spirituale, come a volte purtroppo mi sono sentita dire, penso sia capitato a tutti, di previsioni catastrofiche o comunque di situazioni brutte, non le dice mai il mondo spirituale, assolutamente. E qui ci abbiamo Claudia Baldini. Sono molte le persone che si rivolgono ai medium e sono scettiche già in partenza. Hanno delle aspettative sui messaggi che desiderano ricevere. Voi come vi comportate in questi casi, quando è evidente che la persona non ci crede o si aspettava altro? Se volete rispondere, io personalmente dico che io ce la metto tutta fino alla fine. Ma a volte mi è anche capitato di dire il contatto si chiude qui, perché io non devo convincere nessuno, questo detto proprio in maniera sintetica, io ce la metto tutta, ci provo fino alla fine, quando vedo che dall'altra parte c'è nell'atteggiamento magari chi si mette così che dice vediamo cosa sei capace di fare, adesso per farla breve, per dire, dopo, sì, vado avanti un po', quando vedo che è così dico guardi, è stato un piacere, la chiudo lì, perché tanto ripeto, io non devo convincere nessuno. Certo che no, non si deve convincere nessuno, le persone devono sentire dentro la voglia di venire, di approfondire, di studiare, di andare da un medium, da dentro deve venire, se uno lo fa per sfida c'è bisogno di uno psicoterapeuta. Esatto. Cesare. Poi a volte capita anche di riuscire d'accordo a riportare gli scettici, perché a volte tanti scettici io lo possa dire. Io sono d'accordo con Patrizia sul fatto che intanto cioè a me viene da dire, da una parte c'è un po' di forse masochismo, se uno non crede e va lo stesso. Se c'è scetticismo, a volte c'è anche un'incredulità, ma sul fatto che magari si ha paura della delusione, non so se riesco a spiegarmi. Cioè, magari c'è la persona che viene che sta cercando il figlio, ma non solo, magari l'amore della vita, no? Il marito, la moglie che ha amato tantissimo, il padre, la madre, così, no? E viene e ha paura di una delusione, ha paura di un ennesimo, di una delusione, e quindi del dire ma effettivamente allora non esiste nulla oltre la morte, oppure il mio caro si è dimenticato di me, ha fatto fa altro cosa. Io intanto dico quello che ho sempre detto, bisogna essere aperti quando si viene a prendere un messaggio, un contatto, e non aspettarsi la risposta. Cioè, se è lui deve dirmi quello, perché eravamo d'accordo che il primo che moriva diceva questa frase qui o queste robe qua, perché poi alla fine se ci si lascia andare, loro poi danno delle prove, delle evidenze che sono ancora più belle, ancora più specifiche, ancora più profonde.
ancora più profonde. Poi effettivamente, come dice Patrizia, se a un certo punto si vede che nonostante tutto il contatto non è soddisfacente per la persona, forse è meglio chiudere, perché nessuno di noi, io parlo per me, ma nessuno di noi ha bisogno di dimostrare niente agli altri. Non siamo qui per prendere, non facciamo i medium per prendere in giro le persone, facciamo i medium perché abbiamo avuto questa chiamata, chiamiamola pure così, abbiamo avuto questa vocazione, abbiamo avuto questo seme che ci è stato messo nell'anima quando ci siamo incarnati, e quindi noi non dobbiamo io personalmente non devo provare niente a nessuno. È stato un cammino grande questo, perché all'inizio l'ansia da prestazione era sempre collegata al fatto che magari se non andava bene era perché io ero un incapace. In realtà a volte non è così, ma c'è tutta una serie di cose. Magari la persona che viene a prendere il contatto ha ancora un bel cammino da fare, quindi il messaggio in quel momento lì non arriva. Sì. Tarica, Marisa, volete aggiungere qualcosa? No, io concordo decisamente sia con quello che ha detto Patrizia che Cesare. È normale che l'ansia di prestazione viene, perché comunque non è che abbiamo l'assoluto in mano, ma è anche vero che non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno, perché poi è il mondo dello spirito che lavora e sa come approcciarsi, cosa dire, cosa non dire, cosa ha bisogno quella persona in quel momento o quant'altro. L'unica cosa che io posso aggiungere, se mi permettete, è quella di dire: quando andate da un medium, andate con il cuore aperto, senza nessuna aspettativa. Non andate dicendo: ma qual è il colore che a lei piaceva? Cioè, non andate con questo, con questi propositi, perché se ve lo vogliono dire perché ne avete bisogno, loro lo sanno, vi leggono già nell'anima. Quindi non c'è bisogno di dire il colore della bottiglia che le piaceva, qual era. Cioè, non dovete mettere questo come... Io la chiamo sfida, no? Un po' come se si va a sfidare e dire vediamo un po', ma non è così che funziona. Il mondo Bravo. Dello spirito, i nostri cari, quello che ci danno è il supporto e l'amore profondo per farci capire effettivamente che loro sono insieme a noi e ci seguono. Quindi sono loro che sanno quello che devono dire o non devono dire. Il messaggio sarà sempre pieno d'amore. E una volta che andranno via con quella pace interiore e con quell'amore dentro, che saranno sicuri perché lo sentiranno proprio in vibrazione del cuore. Questo è quello che volevo aggiungere. E spesso Bravi. E volentieri succede che proprio gli scettici, che invece poi ricevano un messaggio, una prova, qualcosa che a loro sanno esattamente, sono quelli che poi sono i migliori, le migliori persone che poi intraprendono un cammino vero, vero, perché magari qualcuno è partito così, ma ha ricevuto ciò che l'ha fatto pensare, la dimostrazione, no? Che cercava nel tempo, e quindi poi diventano... quanti amici qua abbiamo che hanno cominciato così? E certo. Quindi, poi è molto bello quello che poi riescano a fare. Allora, qui ci abbiamo, leggevo ora, Maria Grazia, Linda Schettini, che ci dice: un bravo medium è colui che usa la medianità per guarire, perché il compito del mondo spirituale è questo. Questo è un mio pensiero. Per guarire dalle ferite del cuore, dalle ferite forse certo. Per guarire spiritualmente, ecco, in questo senso. Eh sì, perché aiuta a guarire, aiuta a comprendere, aiuta ad avere quell'atto di fede, di credo, indipendentemente dalla religione, no? Quindi perché la fede è importante,
che ripeto, non deve essere necessariamente per Dio, Buddha o ognuno al suo, no? Ma proprio la fede nel fatto che la vita continua oltre, quello è importante, e quindi guarire dalle ferite del cuore, assolutamente. Certo. Allora, andiamo avanti. Allora, qui ci abbiamo Elisa che dice: buonasera a tutti, da mesi sono in cerca, in cammino, da quando mio marito non è rientrato a casa. Da allora per me è e per il nostro bimbo è durissima. Circa un mese dopo la tragedia, fra veglia e sonno, ho sentito distintamente la sua voce chiamare il mio nome, un sussurro dolce che mi chiamava. Mi chiedo se sia accaduto davvero, nel mio cuore sento di sì, ma perché non è più successo? Sono 7 mesi senza il mio grande amore. 7 mesi che è dall'altra parte, che è qui. Cominciamo a dire così. Beh, io direi che non è più successo perché è sufficiente una volta, non è che debba succedere sempre. Si è fatto sentire e quindi questo è già importante. Non è che per credere bisogna tutte le volte sentire quella voce. Se il tuo cuore ha pensato e ha avuto quel battito, quel sussulto, che effettivamente era lui, che ha sussurrato il nome, si è fatto sentire, per farti capire che è al fianco. Non è che per darti la certezza e la conferma va bene essere razionali, ma fino a un certo punto la razionalità a volte facciamola andare un po' via, no? E quindi ti ha dato la conferma che c'è, ti ha dato la conferma che comunque ti ha sussurrato il tuo nome, quindi ringrazialo e fallo tuo quel momento, no? Ma non è che questo debba accadere per forza tutte le volte. Io una volta mi è capitato di vedere il mio immagine, però non per questo lo pretendo tutti i giorni, perché non è possibile questo. Ci ha dato la carezza sul cuore, no? Ci ha dato la certezza che loro vivono, che ci sono ancora. E questo anche in futuro del tuo nome. Come ti darà poi altri segni? Con il tempo, piano piano. Però fagli un po' tuo. A volte diventiamo anche un po' egoisti, no? E quindi questo non ci fa crescere e non ci fa andare avanti. Volete aggiungere qualcos'altro? No, condivido appieno quello che dice Marisa, perché a volte le persone dicono l'ho sentito una volta, l'ho percepito una volta, non c'è più. No, non è così che funziona. Può capitare che sia una volta o anche due nell'arco della nostra vita poi terrena, ma può essere anche solo una e deve bastarci quella, perché quella è la dimostrazione. Perché poi ripeto, il grande lavoro lo dobbiamo fare su noi stessi. Le prove mi rendo conto che per chi ha perso un caro siano importanti, ma la prova della fede, del credere, del sapere che loro ci sono è qualcosa che deve partire da noi e quindi dobbiamo avere fiducia. E non è importante avere tutti i giorni la prova, il sussurro, il cuore, tutti i giorni un segnale così importante. Sarebbe troppo facile. Anche in quello il mondo spirituale ci insegna che loro ci danno, come dire, il regalino, ma poi tutto il resto del lavoro dobbiamo essere noi a farlo, a crescere noi e avere fede a prescindere, anche senza sentire più la voce, il sussurro e tutto il resto. È un insegnamento anche questo. Anche perché credo, per esempio nel mio piccolo, credo che quando l'hai sentito e ti sei stupita della cosa in sé, del miracolo in sé, cioè non è ti deve bastare per forza se hai dentro di te quell'amore. Cioè, io ho sentito una volta il mio padre, una, finito, cioè, ma io ho continuato il mio cammino e ringrazio che si sia fatto sentire, per esempio, pretendere di sentire tutte le volte qualcosa, cioè, no, bisogna, non è possibile.
bisogna mettersi d'impegno un po' di più. Vorrei aggiungere una cosa, che comunque appunto bisogna abituarsi ad una diversa presenza. Esatto. Non essere fatta di voce, di segnali, ma che se veramente è passato il dolore più grande, la mancanza, che quella sono incolmabili, no? Pian pianino iniziamo a percepire come quella presenza è dentro di noi, vive attraverso i nostri gesti, continua a vivere attraverso i ricordi che abbiamo, ci arriva con in tanti aspetti, non necessariamente con il contatto, no? Anch'io ringrazio i miei amici medium qui con me, perché mia madre è morta, ma io l'ho vista una volta così di passaggio e mi faceva oh, ma se non avevo loro non ci avrei nemmeno potuto parlare. Quindi anche per noi medium è così, ed è bello che lo sappiate, no? Non è che noi ci sia la preferenziale, quindi siamo lì a parlare con i nostri cari, anzi, per me quando accade attraverso qualcuno di voi è un regalo, come noi lo offriamo a voi. Quindi è diverso, ma la presenza c'è, eh? La presenza c'è, e quindi veramente non perdere anche in questo momento di grande dolore il fatto che questa presenza esiste, e continua proprio a condividerla con il tuo bambino, perché questa presenza è con voi sempre, solo nella memoria, proprio lì, come si diceva, lì accanto. Allora, c'è un'amica che continua a scrivere tantissimo. Ora io vi faccio leggere una delle cose che ha scritto. Se il presente cerca di giudicare il passato, perderà il futuro. Che questo meraviglioso istante abbiamo bisogno di sentire, è virgolettato, forse l'ha preso da... Abbiamo bisogno di sentire il profumo del passato per dare il giusto valore al presente. Non indugiare sul passato. Non sognare il futuro. Concentra la mente sul momento presente. La sto leggendo, come? Non so se è tratto da un libro, non so se perché è virgolettato. Ma sicuramente penso che parli del giudizio, non di giudicare il passato, e quello ci sta, perché tanto quello che è accaduto non si può cambiare, no? È un po' come dire perdona e lascia andare quello che è stato, e perderà il futuro, questo non saprei. Diciamo che comunque è importante vivere sempre il momento presente e non sognare un futuro, no, secondo me, perché se la vita, nella vita smettiamo anche di sognare, no. Non, quindi secondo me, almeno per quello che mi riguarda, cercare di stare nel presente, sì, perché il passato, anche se ci ha fatto del male, comunque ci ha insegnato qualcosa, quindi lasciarlo andare, vivere nel presente, ma sognare un pochino anche il futuro, sì, perché è quello che ci permette di andare avanti, perché sennò togliamo tutte le speranze, no? Quindi per quello che è la mia visione, io dico sì al qui e ora, ma sì anche a fantasticare a qualcosa sul futuro. Nella giusta misura, poi non so, ripeto, se è una cosa che tratta da un libro, se è un suo pensiero, per carità, io lo rispetto e ci mancherebbe, però non togliamoci i sogni, ecco. Perché mi sa tanto di una cosa che ho già letto io. Non indugiare sul passato, non sognare il futuro, concentra la mente sul momento presente, è una frase che ho letto da qualche parte. Sì. Parlava che la vita accade adesso. Se una persona si concentra troppo, io aggiungerei la frase troppo sul passato o troppo sul futuro, non vivi il momento presente. Ed è adesso, esatto, invece che la vita accade. Esatto. Ora, in questo momento sta accadendo ora la vita. Messa così ci sta. Ecco. Ora sì, va bene. Allora, andiamo a vedere. Andiamo a vedere una testimonianza, la nostra Sabina. Grazie a voi ho trovato mio figlio, non avevo assolutamente idea che potesse essere possibile parlare con lui, che mi ha detto delle cose che potevano sapere esclusivamente soltanto noi, e mi sono sentita amata come non mai. Ecco. Bella. Ecco. Avvicinati al microfono, Marisa, perché ti si sente male. Eccoci, ok.
Ho detto che questo è bellissimo ed è proprio quello, no? Il ritrovare il proprio caro, è proprio questo, ritrovare il proprio caro e parlare con lui e sentire quell'amore in questo caso che c'è tra madre e figlio. E questa è la cosa più bella che si possa avere. Ecco, questo è il senso del messaggio. Allora, è vero quanto dice Cesare, si ha paura della delusione, prima Cesare quando dicevi, ma durante e dopo gli incontri con Tarik ho sperimentato l'amore di mio marito Pietro, una gioia indescrivibile, la speranza ed ora la certezza che siamo tutti uno, senza alcun dubbio, e le sarò grata per sempre. Bella. Grazie a questo amore testimoniato, si continua a vivere. Perché la gioia grande è vedere che questo amore continua a vivere, grazie a te e a lui. E qui ci sono tanti complimenti per voi, che ovviamente vi andrete a leggere, ovviamente, subito dopo questa diretta. Ovviamente. 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 Buonasera, ma nel corso di una seduta è possibile chiedere alla persona dell'oltre dei consigli su come comportarsi in una certa situazione della vita? Sì, se possono rispondono, però non è una previsione sul futuro. Cesare? Vai Cesare. Cesare? Cesare? Io sono contrario a tutti stasera, abbiate pazienza, ma no, cioè, come fanno? Sarebbe bello dire, senti un po', ma com'è che devo fare stavolta? Posso cambiare lavoro oppure no? Cioè, questa qui può dipende dalle domande, dal tipo di consiglio, una cosa leggera, però cioè, il nostro cammino è il nostro cammino, è il mondo spirituale, certe volte... Allora, io penso sempre a quando a quello che si diceva prima, no? Che il mondo spirituale, quello che diceva anche Patrizia, che il mondo spirituale non dice mai cose brutte, no? Cioè non viene a dirti guarda che ti spacchi una gamba, guarda che tra sei mesi non lo so cosa succederà in famiglia di tragico, no? Non vengono mai a dirtelo, per fortuna, come non vengono mai a dire problemi di salute gravi come sono, no? Io mi ricordo, avevo chiesto più volte quando un mio familiare è stato malato qualche anno fa, avevo chiesto più volte consigli e mi è sempre stato detto che andava tutto bene. In realtà poi purtroppo mio cognato è mancato. No, però era falso quello che mi dicevano, no. Cioè semplicemente bisognava, da parte mia dovevo continuare ad avere speranza, dovevo continuare ad avere fede, no? Perché faceva parte anche del mio cammino questo. Quindi sì, magari ti danno delle indicazioni, ma ricordate che nel comportarsi, cioè nel parlare del futuro, non bisogna... Si parla di movimento di energia, non si parla di certezza, perché se io ti dico che ti succederà quello, ho un potere immenso su di te, immenso, perché esatto. Ti controllo in quel momento lì, e non deve essere così. Il mondo spirituale lo sa benissimo questo, quindi ti parlano come se fosse una carta natale, c'è un movimento di energia qualche cosa che riguarda il lavoro, che riguarda la famiglia, che riguarda lo studio, quello che vuoi. Poi ci si ferma lì, non bisogna chiedere altro, perché loro poi magari non te lo dicono neanche. No ma questo infatti, è un mio pensiero. Scusa. No, ma è giusto. No, ma infatti adesso bisogna vedere cosa intende la signora per consigli. Ma non è la previsione sul futuro, però a volte capita che magari possono dirti, non so, di avvicinarti di più e di comprendere di più magari un tuo fratello con il quale da tanto tempo, che a me succede spesso, mi è successo anche nei giorni scorsi, di dire avvicinati a tuo fratello, cerca di comprenderlo, lascia stare magari quella rabbia che hai dentro, consigli in questo senso, no? Su come
magari affrontare. Si inducono nell'amore. È chiaro che non si parla di previsioni sul futuro, però danno dei consigli magari che in quel momento possono essere utili, perché magari tu non lo fai, sei arrabbiato con tuo fratello perché non ci parli da 10 anni, e quante volte invece a me è capitato che, per dire, la mamma o il papà o il parente diceva: cerca di comprenderlo, sei tu che devi andargli incontro in qualche modo, provaci, consigli di questo genere. Però in effetti è vero, le previsioni sul futuro no, proprio perché nessuno sa esattamente, neanche, cioè magari il mondo spirituale lo sa, ma non ce lo dice, ovviamente, se lo sa. Comunque questa credenza c'è, no? Che il morto ci deve dire il futuro. No, ma non è così, in effetti. È una credenza, no? Come quando uno li sogna che ti devono dire i numeri, sì, no? Esatto. È una credenza sul morto, sulla sfera di Cristo. Me ne hanno detti un sacco di numeri. Ma non mi è mai successo niente. No, non funziona così. Li do da sola. No, a me, no, di solito mi arriva la bolletta con quel numero da pagare. No, no, beh, sono sempre consigli abbastanza dell'immediato, di situazioni magari proprio a livello anche emozionale. Quello sì, sicuramente. Domandona. Grazie Graziella. Allora, domanda: vi è capitato che, nonostante le evidenze, sia un'anima del basso astrale che si configura al posto del proprio caro? Grazie, è sempre stato un mio dubbio. No. Basso astrale. A me personalmente no. No. Cesare? Prego. No, a me no, io in realtà contatto, cioè non ho neanche idea di, non mi è mai capitato di sentire un basso o un alto astrale, cioè io, anche personalmente, a me. Ecco, io non ho idea di che cosa sia, di che cosa siano. Per quello anche io ho detto no, perché non so, si parla probabilmente di entità basse, perché c'è tante persone che parlano di queste entità basse, di queste entità che sono un po' le larve di qua. Io vedo che infatti su internet è pieno di queste cose, e per carità, io non dico che non siano giuste o siano sbagliate, però a me personalmente non è mai capitato, quindi non posso dare altri giudizi, tra virgolette. Io direi che sono mondi diversi, quindi quando noi contattiamo, almeno personalmente, quando io faccio un contatto medianico, per me è diretto lì, è diretto in quella direzione, è diretto nella luce, è diretto al contatto d'amore, ed è quello che arriva. Tutto il resto sta dove deve stare. Esatto, diciamo che a volte può essere anche il medium, punto interrogativo, perché dipende anche dal canale che canalizza, no? Che magari può mettersi in contatto, però se, ripeto, se uno si mette direttamente in contatto col mondo spirituale, a me, poi ripeto, a me non è mai successo, quindi non saprei. Ma c'è così desiderio di dare il messaggio, no? Sono così felice di poter dare il messaggio. Infatti. Cioè, perché no, direi proprio di. Quindi non so neanche come può avvenire, onestamente, questa cosa, no? E cioè, sono un po' di... C'è delle leggende metropolitane su certe cose. Mamma mia. Brava. Diciamo questo, signori. Diciamo questo. Adesso io non so la Graziella se lei ha avuto un'esperienza personale in questo senso, gli è stata raccontata, l'ha sentita, però sono tante leggende metropolitane, veramente tante, no? E questo si allaccia un po' al discorso che abbiamo fatto all'inizio, quando tanti si improvvisano poi i medium sensitivi, fanno queste cose strane, e comincia nel mondo di qua, il basso astrale, non ha niente a che fare con la medianità. Noi guardiamo in là. Noi guardiamo oltre. Oltre. Vero Cesare? Ma non è presunzione, ci mancherebbe. Non è presunzione la mia, ci tengo a dirlo. Allora,
Qui abbiamo Roberto che ci dice: come si è accorta, non si sa chi, a qualcuno di voi che vuol rispondere, di avere questo dono e quando? Vai, carica Marisa. No, io ho sempre the old story, quindi una nuova. Ah, io anche l'ho già raccontato. Ma questo è un amico nuovo. Okay. Allora, rispondo io e dopo ovviamente grazie. Avranno seguito gli altri, perché è giusto che sia così. Come mi sono accorta? Io ovviamente ho avuto il grande lutto del mio ragazzo che è andato di là, e dopo esattamente 3 mesi dalla sua partenza ho avuto la scrittura. Quindi quando l'ho detto, perché dopo 3 mesi della partenza di mio figlio che è andato di là ho avuto la scrittura, e mi sono resa conto in base a quello che mi è arrivato, ai segni che mi sono arrivati, alle lucine che mi vedevo intorno, e quindi ho iniziato il mio cammino, che tuttora sono in cammino e tuttora, e non so fino a quando, credo che non andrò di là, sarò in cammino, perché ho sempre, ogni giorno, qualcosa in più da imparare. Esatto. A voi, ragazzi. Cesare? Non siete di molte parole questa sera. No, dobbiamo rispondere anche noi? No, perché non voglio... No. Se volete, se no io passo a un'altra domanda. Ok, no, è perché non voglio, a volte parlo, c'è qualcun altro che parla, allora sto zitta perché non voglio superare nessuno. No, io beh, per quello che è la mia esperienza, io vabbè, fin da bambino ho avuto questo contatto col mondo spirituale, che ovviamente non sapevo esattamente cosa fosse, e poi crescendo pian pianino, siccome la mia famiglia ovviamente non voleva che parlassi di queste cose, l'ho tenuta un po' per me, e quindi man mano che sono cresciuta, incuriosita da quello che mi capitava, ho iniziato a sperimentare, ho iniziato a leggere, quando avevo l'età giusta ho iniziato a frequentare i miei primi convegni per capire, ho frequentato i medium, tutto quello che era possibile per capire cosa mi stesse accadendo, e dopo un bel percorso sono riuscita a capire che non ero né matta né strana, ma avevo questo dono che poi per un periodo della mia vita è rimasto un po' sommerso, diciamo così, nel senso che non l'ho usato al servizio degli altri. E poi circa 20 anni fa, no, anche qualcosina in più, questa cosa diventava sempre più forte dentro di me, e dopo il lutto di mia mamma, che ormai sono passati 24 anni, perché lei non era d'accordo che io facessi questo, perché comunque aveva una concezione della medianità un po' sbagliata, no? Per ignoranza, tra virgolette, nel senso buono, perché si confonde spesso la medianità con altre cose, altri riti che nulla hanno a che fare con la medianità. E lì, da quel giorno, ho deciso che invece era importante che mi dovessi mettere al servizio degli altri, e ho ripreso poi attraverso studi, sperimentazione, e un po' come dice Marisa, io praticamente come se studiassi questo da quando ho 12-13 anni, poi ovviamente con dei momenti più di tranquillità, poi però negli ultimi 25 anni ho, diciamo, dato una spinta e un'accelerata, e chissà fino a quando anch'io, finché loro me lo permetteranno, continuerò a studiare, certo, e a crescere, perché c'è sempre, certo, da imparare. Certo. Allora, io vorrei che qualcuno di voi desse un consiglio a questa nostra amica che ci dice, Maura Piccagarin, che salutiamo. Sto passando un periodo molto molto brutto, non riesco a interagire bene con le persone, i familiari, non so cosa stia succedendo, sto malissimo, per questo discussione a non finire, perché vorrei evitare, mi devo giustificare per tutto, ho bisogno di aiuto, per favore. Questa tocca a Cesare.
Che non è facile dare un consiglio così intanto in diretta, tra l'altro. Bisognerebbe fare una chiacchierata e capire. Ma allora, a me verrebbe da dire intanto che il... che è un periodo, no? E quindi non bisogna pensare che per forza il futuro sarà ancora così. L'altra cosa è che quello che sto leggendo sono tre righe, bisognerebbe vedere anche esattamente. Che cos'è questo periodo molto brutto? Perché effettivamente, forse, se è veramente un periodo di sofferenza in cui c'è difficoltà, forse converrebbe chiedere aiuto a qualcuno, a un professionista, no? E non parlo di un medium, ma parlo di qualcuno che è un professionista nella relazione d'aiuto. Questo mi viene da dire, ma così, cioè veramente, veramente di slancio, no? Perché è vero dire che tutto passerà, è facile dirlo, in realtà in quel momento lì, porca miseria, se è dura. Se fatico, nessuno mi capisce, e quindi forse trovare anche la persona giusta o da un punto di vista professionale o anche qualcuno che in quel momento lì ti ascolta senza giudicare. Anche esatto. Soltanto è lì ed è vicino a te con la presenza senza darti alcun tipo di consiglio, no? Ma soltanto ascoltarti, no? Perché a volte già lasciare andare, già dire una cosa da tutta una cornice al problema che magari diventa anche un pochino più piccolo o che non è così grande come pensavamo. Noi avremo il 15 il dottor Littarru, che è uno psicoterapeuta, da noi viene a fare le dirette. Tu sei un'amica nuova, quindi non lo sai, magari ti ascolti la diretta, poi ti ci posso far mettere in contatto, è una persona adorabile, è una persona straordinaria. E quindi come ognuno di noi quando ha bisogno andiamo tutti, quando dal medico, quando dallo psicoterapeuta, quando è un medico comprato. Viene anche da aggiungere che il tessuto familiare, studiando le costellazioni, è un tessuto molto particolare, quindi attingi appunto a cerca, io almeno nella mia sofferenza, perché ognuno attraversa momenti di sofferenza, difficoltà all'interno dell'ambito familiare o di altri ambiti, ricerca sostegno, no? Appunto, che può essere una persona, come diceva Cesare, o altro tipo di sostegno, cerca magari delle esperienze che ti aiutano a centrarti su di te o a vedere le cose da un'altra prospettiva, quello di sicuro. Allora, sì. Cosa ti è... Ah, perdonatemi, qualcuno stava dicendo qualcosa? No. Allora, salve a tutti, cosa chiede a voi il mondo spirituale in maniera ricorrente di comunicare a noi? In maniera ricorrente. Tante cose, ragazzi. Infatti stavo pensando a una cosa in particolare, ma... Un po' complicato. È un po' complicato, perché comunque quello che loro sicuramente ripetono è... Di cercare di amarsi, di non avere giudizio, di essere anche caritatevoli nei confronti degli altri, no? Quindi in qualche modo aiutare, ma non solo dal punto di vista che sia economico, no? Perché la carità è intesa, è molto più ampia, no? La carità vuol dire avere una parola buona per chi è solo, per chi è in un momento di difficoltà. Quello sicuramente. Poi messaggi specifici quando sono i contatti sono sempre riferiti alla persona in quel momento, ecco, non c'è uno standard che viene detto che noi dobbiamo comunicare agli altri, a meno che non si faccia una canalizzazione con un maestro, con una guida spirituale dedicata agli altri, allora quello è un discorso diverso, per quello che mi riguarda, ovviamente. Però sì, hai ragione,
Hai ragione, Patrizia. Cioè, un conto è la comunicazione, quella appunto da parte di una guida, da parte di un maestro, questo qui. Allora, esatto. No, l'altro invece se la persona viene per un contatto perché è nel lutto, forse diciamo che il mondo spirituale vuol comunicare che la vita continua oltre la morte, no? Quello sempre. Poi certo. ognuno ha il proprio modo di cioè, poi ogni contatto, ogni canalizzazione è diversa nei contenuti, no? Ma il filo conduttore è questo. Secondo è lo stesso, me. Esatto, sì sì, no, è vero. Sì, proprio testimonianza anche che loro ci sono, no? Esatto. Ci testimonianza che loro ci sono. E anche le guide, io mi occupo di spiriti guida, intanto prima di tutto dare questa continuità, questa testimonianza che sono lì presenti da quando siamo nati o dalle vite passate, proprio portano questo... essere insieme oltre questa forma, no? Secondo me la cosa più ricorrente è questo, ci siamo uniti, e questo comprendere, senso di l'unione, certo, anche, che siamo tutti uno, no? Che tutti non esiste un piano di divisione, almeno più le guide sono elevate, più parlano di questa unione. Quest'unione che ci auspichiamo che arrivi sulla Terra, veramente, perché se non ci consideriamo uno e non ci consideriamo veramente... fratelli a sorgente, non si risolvono i nostri problemi qua, eh? E più le guide sono elevate, più parlano solo di questo, che sì, non c'è separazione, che non siamo diversi, che proveniamo da un'unica sorgente, che lì ritorneremo, no? Quindi d'amore anche, il messaggio generale è d'amore in forme più vaste, c'è l'amore del nostro caro, c'è l'amore dello spirito guida che ci accompagna da più vite, c'è l'amore del mezzo spirituale che è amore per l'umanità più vasto. Quindi le mille forme d'amore, direi, ci comunicano, certo, in maniera, certo, ricorrente. Che poi è quello anche di comprendere, aiutare gli altri, di non avere giudizio, tutte queste cose qui sicuramente arrivano più dalle guide, dai maestri. Poi anche nei contatti del mondo spirituale, quelli che facciamo noi con i propri cari, c'è sempre, no? Alla fine, come dice appunto anche Cesare, il filo conduttore qual è? Sapere che la morte non esiste, ma che è solo un passaggio a un'altra dimensione, e che tutto resta lì, e che in qualche modo ritroveremo i nostri cari e che la vita lì continua. Il nostro corpo è solo un abito che indossiamo per affrontare la vita, ma la nostra vera essenza, il nostro spirito, la nostra luce è quella che è per l'eternità. Allora, abbiamo Mara Testarolo che fa una domanda e lei dice: quando verrò a Pisa ne parleremo. Sì, Mara, parliamone insieme quando verrai a Pisa, perché è una cosa molto tecnica. Poi abbiamo la Maria Grazia Minardi che ringrazia Patrizia. E poi ti vai a leggere il messaggio che ha scritto per te come testimonianza, è molto bello. E poi abbiamo Eliana Tuliziani Colonna, che ci chiede: buonasera a tutti, può essere utile la meditazione per avvicinarsi al mondo spirituale e percepire piano piano le altre dimensioni? Secondo me sì, aiuta. Sì. Perché la meditazione è qualcosa che aiuta a mettersi più in contatto con il nostro sé superiore, con noi stessi. Certo, è un lavoro anche quello, è qualcosa a cui bisogna dedicarsi e può essere utile, ma non è solo quello il mezzo, diciamo, ecco, non è solo la meditazione, ma aiuta. Io direi di sì, ho praticato meditazione da quanto ho 20 anni. La meditazione è... La parola meditazione è vicino a medicazione, quindi ci aiuta ad essere uno strumento di un po' più pulito di consapevolezza, a creare uno stato neutrale, ad avere la possibilità di essere un po' più presenti, consapevoli e coscienti. Quindi è un mezzo che aiuta non necessariamente solo nella medianità o nello sviluppo di alcuni aspetti percettivi, grazie al cielo, questi ambiti, no? Come mi chiamano anche all'interno del team building, per esempio,
all'interno del lavoro a spiegare la meditazione. Quindi la meditazione serve il nostro sistema psicofisico ad avere più armonia, più pace, e quindi da quella pace, da quell'armonia è un po' più facile anche magari interagire con qualcosa di più sottile che può essere il mondo spirituale. Per me meditazione e preghiera servono per contattare il mondo spirituale, perché la preghiera crea un ponte, no? Con l'altra dimensione. La meditazione è un ottimo, insomma, intanto ti mette in uno stato pulito di ricezione, credo, almeno per me mi aiuta in quello. Allora, sì, il qui ed ora di Eckhart Tolle, sì, ma non mi riferivo a quello quando si parlava del qui ed ora. Comunque sì, anche lui ne ha parlato molto a lungo. Grazie, non finirò mai per ringraziarvi, qui ci sono tutti i complimenti per voi ragazzi. Bisogna sempre sognare, a volte i sogni si avverano, a volte restano bizze nei cassetti dell'anima, ma i sogni sono lo stimolo per andare verso sponde nuove ed orizzonti colorati. Il passato serve per andare più lontano del futuro. Il passato serve per andare più lontano del futuro, rimanendo vigili nel presente. Il presente è il dono che ci accompagna costantemente. Molto bene. Buonasera. Dice che riceve messaggi, che gli viene comunicato ciò che succederà nel futuro. Allora, spieghiamo bene questo concetto. Buonasera, ma allora chi dice che riceve messaggi, che gli viene comunicato ciò che accadrà nel futuro, non bisogna crederci o non è il mondo spirituale a rispondere a queste domande? Spieghiamo bene. Vai Cesare. L'hai già spiegato prima. A parte l'hai già spiegato prima. No, però guarda, mi viene in mente una pagina Facebook che seguivo e che poi ho abbandonato quando ha iniziato un periodo bruttissimo pochi anni fa per l'umanità intera. Immaginate quale voglio dire, no? Dal 2020, questa persona che io mi ricordo bene chi è, non è qui, però mi ricordo bene chi è questa persona qui, canalizzava la Madonna, la quale aveva detto che questo era un periodo di preparazione, perché proprio era l'inizio della fine per il mondo terreno, per l'umanità, no? Perché si stava creando tutte queste cose, e terminava con la classica frase che dice la Madonna di Medjugorje: grazie per aver risposto alla mia chiamata, no? Ecco, siamo ancora qui e respiriamo tutti. Il Covid più o meno è finito, insomma, ci sono queste cose qua. Quindi, o questa qui si è presa veramente una cantonata, nel senso che ha canalizzato una finta Madonna, ne parlo con rispetto, oppure veramente era qualcos'altro che parlava in lei, anche il suo ego, non andiamo tanto più in là rispetto a quello che può essere, no? Quindi ripeto, io personalmente ritengo che per me non devo parlare del futuro, cioè non devo dire ti accadrà quello, perché o veramente te lo dicono e te lo fanno capire, ma altrimenti può essere un'indicazione, come dice Patrizia: stai vicino a tuo fratello, avvicinatevi, parlatevi, questa cosa qui non va bene, questa distanza tra di voi, questo sì, ma quello che succederà io ci credo poco. Per me è veramente un qualcosa che bisogna evitare, perché ritengo che abbiamo veramente, in quel momento lì, abbiamo veramente un grande potere in mano, e questo non va bene. Poi dite voi. Condivido assolutamente, perché poi non si tratta di non credere, perché ripeto, la previsione sul futuro
può essere, ripeto, il consiglio o ti esatto. può essere data una previsione, come dire, nell'arco di un mese vedrai che starai meglio, la situazione cambierà, ma è qualcosa, è un futuro breve, non so come dire, ma quelle previsioni con date a lungo termine no, perché tanto comunque a volte siamo noi stessi, no, che ci viene detto, per dire, faccio l'esempio più stupido, non andare in quel luogo perché non andrebbe bene per te, quindi fai un'altra strada. Poi sei tu stesso che invece scegli di andare in quella direzione, è ovvio che poi dici la persona che me l'ha detto ha sbagliato, ma non è così, è semplicemente perché c'è il libero arbitrio e quindi tu poi cambi strada come e quando vuoi, quindi il futuro è ancora un po' tutto da prescrivere. Poi ci sono sicuramente dei punti fermi della nostra vita, delle situazioni che accadranno perché sono previste nel nostro tema natale, ci può essere l'astrologia che può dare una mano perché è una scienza anche molto data, quella è un'altra cosa, ma la previsione vera e propria del futuro bisogna sempre prenderla con le pinze per chi ve la fa, se è un futuro da dire dettagliato. Non è medianica, no? Cioè, non riguarda il mondo spirituale, esatto. Non è una classe del mondo spirituale. No, io è una classe d'astrologia, quindi lì vedo delle frequenze, vedo dei passaggi, posso dire sei più sollecitato in questo aspetto della vita, magari dai esatto. più al lavoro, oppure certo. apri di più alle relazioni. No, quella è un previsionale legato. Certo. Molto bello, è diverso, non è proprio il mondo spirituale, anche la tua sensitività, la tua chiaroveggenza, no? Sì, che è un'altra cosa, il dono che ti può permettere di vedere oltre la chiaroveggenza, ma che non ha nulla a che fare con il mondo spirituale, con la medianità. Secondo me. Perché poi c'è la chiaroveggenza, è un grandissimo dono, per carità, no? È la possibilità di vedere oltre. E allora lì ci può essere la previsione anche sul futuro, ma non c'entra col mondo spirituale. No, secondo me. Allora, volevo dire a Daniela Cataldi che faremo una puntata su Gustavo Roll. Ne abbiamo già fatta una, ne faremo un'altra. Gustavo Roll è stato un personaggio molto molto particolare, molto molto, fra l'altro ultimamente hanno fatto anche un film su di lui, abbiamo parlato svariate volte con chi ha anche canalizzato con Ginella Tabacco, quindi ti consiglio di andarti a vedere quelle puntate e poi ci sarà da approfondire, ma assolutamente Gustavo Roll è Gustavo Roll, è una persona di grande, grande levatura e rispetto. Invece volevo leggervi una cosa meravigliosa che mi ha fatto morire. Vai. Di Serena, che ci dice: a proposito di leggenda, a me restò impresso il racconto della mia amica che disse di essere andata da una fantomatica medium, e il fantomatico è in questo soggetto è d'obbligo, perché le disse: cara, sei entrata in contatto con un'entità bassa, appena arrivi a casa prendi sale, farina, acqua, mi raccomando. E io le ho detto: sei andata da una medium per avere la ricetta della pizza? Se ti dava pure le uova e pancetta, dopo facevi la carbonara. Questa è bellissima, questa cosa. Bellissima, grazie. Vero? Sì. Grazie per questo momento di divertimento, cara, grazie. Allora, però non gli faceva spendere nulla di che, sale, farina e acqua, quindi non chiedeva almeno cifre esose per riti strani, dai, cose poco costose. Internet per approfondire il legame con determinati profumi. Allora, leggiamo questo. Posso chiedere un suggerimento? Internet è confusionario, per approfondire il legame con determinati profumi che si sentono, per esempio da sempre per me l'incenso e San Padre Pio, ma la vaniglia, la rosa, grazie. Cioè Lila chiede qual è il suggerimento per capire a chi attribuire questi profumi, che fra l'altro sente i profumi, quindi è già di per sé una bellissima cosa. Sì, certo, questo sicuramente.
c'è un padre vero, l'incenso. Beh, sicuramente anche per me l'incenso e la rosa io le ho sempre associati a Padre Pio, e perché io sono sempre stata molto devota, lo era anche a mia mamma, quindi anche quando lei è mancata c'è stato questo profumo intenso sia di rosa che di incenso, quindi sicuramente sì. Per saperne di più, onestamente, non so, tu Tarika sai consigliare? No, mi viene da dire che bisogna un po' fare un ragionamento diverso, cioè non abbiamo una catalogazione profumo uguale. Non esiste. Quindi bisogna fare un'associazione, quindi quel profumo che cosa mi ricorda, cosa mi porta, cioè a volte è anche un'atmosfera, no? Boh, a me i profumi, non so, sento il dopo barba di mio zio, allora è chiaro che è lui, no? Quindi mi arriva le cose proprio chiare, cioè, quindi non mi riesce di dare una definizione. Se le arrivano questi profumi un po' particolari, prova un po' a sentire che è stato associativo, e non è detto che l'associazione sia una persona che è nell'aldilà o un defunto, può essere anche semplicemente una vibrazione che arriva per portare un senso di benessere, di addolcimento, comunque qualcosa di piacevole, secondo me, un buon profumo porta, no? Ma non, bisogna un però po' penso che ognuno di noi poi lo associ in base al proprio sentire, alla propria esperienza, perché per ognuno di noi un profumo ha un significato diverso, perché come dici tu, non c'è il catalogo dei profumi riferiti a un certo tipo di entità, ecco. Abbiamo una memoria olfattiva fortissima, cioè esatto. La memoria olfattiva è molto forte, quindi un po' più magari riflettere sugli stati associativi. Bello però, sentire profumi è bello. Ma ogni tanto per esempio nel Cerchio Firenze 77, quando si presentavano a Roberto Setti e alle sue persone invitate nel Cerchio, si sentiva un certo profumo di violetta, o di incenso, significava che arrivava quell'entità lì, veniva associato direttamente a quell'entità, ed era sempre la stessa entità quando sentivi quel profumo lì, no? Teresa, per esempio, era associata alla rosa, poi c'era l'incenso, c'erano varie profumazioni. Qui parliamo di manifestazioni importanti, assolutamente, da un gruppo mediante potente che lavorava assiduamente, no? Però non c'è, diciamo, il collegamento diretto fra profumo e... Perché appunto, come diceva la Patrizia, appunto, incenso, Padre Pio, capisco, no? Più persone hanno associato questo incenso a Padre Pio, e quindi secondo me quando più persone diventano una prova, ma prima bisogna un po' stabilirla. Bene, però... È una bella cosa che gli accada questo fenomeno, no? Direi di sì. E poi abbiamo la nostra Gina, vedi, eccola, che arriva e ci dice: il mondo spirituale può dare delle informazioni sul futuro soltanto se è utile per aiutare il mondo spirituale. Non è divinazione, ci sono altri strumenti, ma se serve per aiuto, sì. Certo. Non bisogna fare previsioni, bla bla bla. E allora, un periodo. Allora, qui parlano di quando si parlava dei numeri, eccetera. Allora, grazie Tarika. Santi, il significato del profumo in sé. Ah, la Lila ci dice, voleva il significato del profumo in sé. Che sì. Sì, ho capito, allora facciamo l'erbologia, si racconta un po', ma quella è un'altra cosa. Perché ogni profumo è associato a un pianeta, è associato a della roba, insomma, c'è altri aspetti, ma quello magari lo può studiare anche un po' leggendo delle cose online, no? Ok, io direi che di domande ne ho saltate, signori, ne ho saltate tante perché sono le 11, devo dire che i nostri medium sono stati
fantastici a stare qui fino a questo momento, quindi molte erano anche una ripetizione di quello di cui avevamo già parlato, quindi mi dispiace, però loro tutti andranno a vedersi queste domande, io andrò alla fine, prima di caricare su YouTube questa nostra diretta, mi andrò a vedere se ho saltato qualcosa con calma e me le scrivo per la prossima volta, perché tanto ci sarà ritorniamo una prossima volta, stavo dicendo sì. Sarà una prossima. Ritorniamo certo, quindi cosa dire, io ringrazio tutti voi per essere stati qua e tutti loro così, così tanti per essere stati qua con noi, soprattutto ecco. Loro che ci hanno sopportato, sono stati pazienti anche nei nostri confronti, grazie mille. Grazie mille, quindi rivedrete i nostri medium separatamente, ognuno con la sua diretta, durante la quale potete approfondire con loro direttamente alcune cose che avete chiesto, che a Tarica, che a Patrizia, a Marisa o a Cesare, quindi le rivedrete senz'altro molto presto, ognuno di loro, e il mese prossimo ci sarà un'altra puntata, così dove tutti insieme potremo parlare, diciamo, di vari argomenti. Quindi io vi ringrazio tantissimo, vi ringrazio per essere stati qua per la prima puntata così numerosi. Anche voi volete ringraziare, volete dire qualcosa? Sì, io ringrazio tutti, grazie a quelli che ci hanno ascoltato, che sono stati pazienti fino a quest'ora, sono veramente tanti. Speriamo di non averli annoiati. Buon inizio anno a tutti quanti e proseguiamo mano nella mano e grazie a Gina che ci concede sempre queste opportunità. Certo, se avete domande da fare potete scrivere anche a me in privato. Io le e noi rispondiamo. Ai nostri medium che risponderanno senz'altro. Non è buon anno a tutti. Che non hanno mai che non hanno risposto, quindi buon anno a tutti. Buon anno. Grazie a tutti. Mille. Buonanotte. Ciao, grazie, buonanotte. Ciao. Presto. Ciao ciao.